emozionata e festante. È così che la comunità di Torraca ha accolto il suo nuovo parroco, Don Francesco Alpino, che dopo qualche mese trascorso da vice è subentrato ufficialmente al dimissionario Don Vincenzo Iannito. A celebrare l'ingresso del giovane sacerdote nella chiesa intitolata ai santi apostoli Pietro e Paolo è stato il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, affiancato per l'occasione da 6 sacerdoti, tra i quali il vicario della forania di Policastro, Don Antonino Savino, e il cancelliere vescovile Don Bernardino Abadessa. Quest'ultimo ha dato lettura al decreto che di fatto ha dato inizio al nuovo ministero pastorale di Don Francesco. Un giovane parroco entrato in punta di piedi, che proprio per la sua semplicità ed umiltà ha saputo farsi amare fin dal primo giorno dalla piccola comunità del Golfo di Policastro e che per i prossimi 9 anni potrà gioire di questo evento di grazia. Signore, per quanto mi ha concesso e per quanto mi donerà negli anni futuri, che vivremo insieme come pastore che il suo gregge, come padre con i suoi figli, ma ancora di più come fratelli, nell'unico Signore che ci accomuna, nel Signore Gesù Cristo. Un dono, ha rimarcato più volte il vescovo De Luca, che ci deve far camminare con lo sguardo verso l'Altissimo, con il cuore aperto al dialogo e alla crescita reciproca e soprattutto lasciando al passato toni e atteggiamenti che nulla hanno a che fare con il cammino di fede di ogni cristiano. È la sfida che inizia questa sera. Devi imparare e devi educare il tuo ad alzare lo sguardo al cielo. Alzare lo sguardo significa imparare a ripartire ogni volta da Dio. L'arrivo di Don Francesco, dopo la celebrazione religiosa, è stato salutato con un momento conviviale in piazza 4 novembre.